Buonasera e bentornati su Siena TV a parlare di palio. L'abbiamo fatto per tutto l'inverno con il palio d'inverno. Adesso, nel momento dell'attesa, siamo tornati, come è successo anche lo scorso anno, aspettando il palio. Mi vedete qui da sola, ma in realtà non sono sola, anzi il nostro gruppo si è addirittura allargato. Ed oltre al nostro Marco Corsini, a Gabriele Voltolini, che avete imparato a conoscere con il palio d'inverno, del gruppo adesso farà parte anche Andrea Naldini, che non sarà qua con noi, o non lo sarà sempre, anzi con me, ma sarà in giro per tanti nuovi servizi. E allora, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti al palio che stava per iniziare, alle prime uscite dei cavalli, ai primi controlli dei veterinari. Poi abbiamo avuto Mociano, San Vincenzo, Monticiano e martedì scorso abbiamo avuto Monteroni. Tutte corse, tutti eventi che Siena TV ha seguito in maniera, in qualche volta anche in esclusiva, come è successo per Pian delle Fornaci. È il momento in cui si parla di cavalli, ma si parla anche di conseguenza di fantini. E forse non ne avevamo visti mai così tanti come in questo periodo. Gli allievi dei big sono sempre di più, nomi a volte che non abbiamo mai sentito e che appaiono, come è successo anche alle ultime corse a Monteroni. Così dopo i fantini maremmani, i fantini sardi, la colonia dei senesi che ha dato ottimi risultati, pensiamo solo a fantini come Bruschelli e Mari, per parlare di quelle recenti. Adesso abbiamo la calata dei fantini dall'Alta Italia, ce ne sono veramente tanti che arrivano da Asti e da Legnano soprattutto. Però per arrivare alla professionalità dei fantini che hanno fatto la storia del palio, di strada c'è da farne ancora molta per questi giovani. Di loro e di che cosa pensa di questi giovani abbiamo parlato con Salvatore Lado Cianchino, chi è che non lo conosce, un esperto veramente, uno che sa guardare e sa giudicare. E allora andiamo a vedere il servizio. Tanti giovani fantini che ci provano, ma che cosa si vede? Niente. Mi dispiace, cioè io li ammiro perché hanno una grande passione, si dedicano tanto, però credo che non me ne vogliano, ma mancano le basi, questi non hanno veramente basi. Passione tanta, però si affacciano così, troppo in fretta, senza la gavetta, credo che comunque li chiamerei un po' i fantini viziatelli, sono un po' viziati, di conseguenza non hanno neanche... Non è neanche colpa loro, perché purtroppo non gli danno neanche il tempo di maturare, già li vogliono, già bravi, però va premiato per il fatto che l'impegno ce l'hanno, e gente so che si alzano la mattina alle 5 e fanno veramente un mazzo, lavorano 24 ore al giorno, però credo che non so se sono più cavalli o più fantini, credo che sono molto più fantini oggi che ieri. Ecco. Come la facevate voi questa gavetta? Ma la gavetta ce la facevano fare i senesi, io credo che prima di affacciare a mettere una giubba c'era o avevi dei numeri importanti, perché avevi comunque fatto una provincia, nel mio caso l'ho fatta nel Lazio e poi piano piano l'ho fatta a Monticiano, però diciamo che era l'approccio diverso, arrivare a parlare con un dirigente, cioè un dirigente che allora ti viene a cercare, già per noi era un onore, cioè per noi era qualcosa di impossibile, di conseguenza crescevi con un'educazione, con una forma diversa, il Fantino, il Contrataiolo, il Barbaresco, il Capitano, i Mangini, erano dei settori tutti a sé, oggi se, non è che voglio essere cattivo, oggi non capisco più qual è il Fantino, il Mangino, il dirigente, il Contrataiolo. Veramente c'è un po' di confusione. Non sarà che prima non c'erano le scuderie? Sì, anche questo è vero, perché prima c'erano i cavallai e prima c'erano le sorprese. Le sorprese quali erano? Qui all'infuori del Canapino, che aveva una scuderia di piazza e per la provincia, poi c'erano i classici Savelli, Susini o cavallai che comunque avevano un cavallo, i Fontane avevano due cavalli, cioè erano una cosa molto più... c'erano i cavallai, i fantini, cioè da lì partivano tutte le basi, ecco, qui ora le scuderie sono tutte dei fantini, di conseguenza non si capisce, cioè c'è un po' di confusione,
E questo devo dire che mi fa male, perché io ho conosciuto Siena in un contesto diverso, dove ognuno aveva un ruolo e ognuno rispettava il ruolo di tutti. Ecco. Nella battuta di prima, che non si capisce più dov'è il fantino, dov'è il dirigente. Ecco, questo è un po'... C'era che prima i capitani andavano anche a cercarli i fantini. Ma scherziamo, ma li cercavano, nel vero senso della parola, non è che glieli portavano, li cercavano loro, li provavano loro, investivano, da lì vedevi poi chi aveva i numeri. Io tante volte parlando con D'Aledda, col Cossu, questi fantini qui, se questi correvano oggi, in questi ultimi 10 anni vincevano i bali veramente, perché noi, io ho fatto parte di una schiera di fantini dove Canapino era quello che era più grande, Andrea, Manzi, noi eravamo bravi, io, Bastiano e Congi, quelli sulla facciata di dopo, però questi che ho detto prima, se correvano ai tempi dal 2000 in poi, questi vincevano tranquillamente dei pali perché erano bravi. Cioè, uno come Camillo oggi poteva essere un bruschiere della situazione. Ma tu avevi i tuoi fantini, i tuoi? Ma io non li avevo, anche perché Senesi era molto geloso di questo. Senesi volevano il fantino loro, io non ho mai montato un fantino. Se poi mai un dirigente mi ha chiesto, perché magari ero infortunato, non correvo, dei due chi preferivo, io, ma umanamente da Miccoli dicevo quello, ma senza guardare da chi apparteneva, a chi non apparteneva, se mi era simpatico o antipatico. Ho dato una volta un consiglio, ma spassionato, senza interesse, senza niente. Cioè, un conto è dare un consiglio, un conto è imporre o far fare scelte che magari i dirigenti purtroppo sono costretti, ma è il palio di oggi questo. Ed allora rimaniamo in tema di fantini con la nostra prima rubrica di questa primavera. È la rubrica di Gabriele Voltolini. Gabriele Voltolini è un esperto di fantini, ci delizierà anche con tutte le novità, tutte le indiscrezioni sulle monte, e presto avremo una nuova rubrica anche per quanto riguarda questo aspetto qua. Intanto ha inaugurato la nuova rubrica che si chiama A Tu per Tu con, e andiamo a vedere. Riparte Aspettando il Palio, e in questa prima puntata comincerà una nuova rubrica. Una nuova rubrica che riguarda ovviamente i fantini e si chiamerà A Tu per Tu con. Partiamo oggi in questa prima puntata intervistando Francesco Caria, detto Tremendo, che tra poco andremo a sentire e a chiedergli un po' di considerazioni, un po' di impressioni in vista di questa annata paliesca 2017. A Tu per Tu questa mattina ci vede insieme a Francesco Caria, detto Tremendo. Buongiorno Francesco. Buongiorno a voi. Un fantino che ormai è sulla breccia da diverso tempo, perché sei arrivato a Siena a metà degli anni 2000 e hai montato per la prima volta nel 2009, se non sbaglio. Sì, sono arrivato a Siena nel 2008 e ho debuttato nel 2009. Debutto quasi subito, no? Perché comunque dopo un anno non capita a tutti, eri un fantino molto chiacchierato in quel momento e all'inizio hai indossato subito dei giubbetti molto pesanti, no? Sì, ho avuto la fortuna di capitare nella scuderia di Bruschelli, che mi ha dato veramente una grossa mano e sicuramente mi ha messo nelle condizioni di mettermi in luce e facermi montare anche in provincia cavalli da corsa e mettermi in mostra. Una scuola importante comunque quella di Luigi Bruschelli, da cui sono passati tanti fantini importanti. Non si discute, un grande maestro. Poi gli anni a seguire comunque sei sempre riuscito a trovare una monta, a parte il 2012 se non sbaglio, in cui non sei stato a cavallo, quindi vuol dire che comunque c'era la fiducia dei capitani, no? Sì, dai, diciamo che più o meno a parte il 2012 ho montato regolare, dai. Sì, sicuramente i capitani mi hanno dato fiducia e si sono create anche le condizioni ideali per mettere un giubbetto. Siamo arrivati poi negli anni a seguire, nel 2015 c'è stata la monta nell'Oja, eri un fantino che eri sotto osservazione, no? Grande rapporto con l'Oja, però purtroppo lì il palio non è andata come volevi. No, lì purtroppo non è andata come speravo, ho tirato un calcio di rigore e l'ho padellato.
Avevi un cavallo che è molto considerato anche per la prossima annata paliesca, però magari non era quello proprio adatto a te. No, sicuramente non era il cavallo adatto a me, soprattutto in quel momento, in quella situazione, perché poi c'era anche una situazione abbastanza particolare nella rivale, montava un grande fantino e anche una grande cavalla che era morosita. È stato un palio molto difficile e purtroppo l'ho sbagliato. Tanti cavalli alla tua scuderia, lo abbiamo detto, e ovviamente richiedono tanto impegno, no? Per montarli, per allenarli, e non sei da solo, perché comunque hai da alcuni anni Marco Bitti che ti dà una grossa mano. Sì, dai, è tanti anni ora che c'è il rapporto, ci conosciamo da tanto, perché anche i fratelli in Sardegna hanno i cavalli da corsa, e quando ero ragazzo che ero più, insomma, facevo i pari in Sardegna, li montavo sempre io, e quindi da lì ci siamo conosciuti e ho voluto venire a Siena un po' per capire un po' come funzionava l'ambiente, perché aveva passione dei cavalli, quindi è già alcuni anni che viene e mi dà una mano, collaboriamo insieme, insomma. L'abbiamo visto anche in provincia, è un ragazzo con qualità, cosa pensi? Ma sai, ora quello è tutto da vedere, è un ragazzo, insomma, che delle qualità a livello umano ce li ha, è un ragazzo serio, lavora e poi sta facendo, ora sta a lui, anche a lui, insomma, darsi da fare. Lo scorso anno un'apparizione nell'Aquila a luglio con Renalsos, qual è il bilancio dell'annata passata? Il bilancio sicuramente non è stato positivo, perché non ne sono uscito promosso anche dall'ultimo palio, e questo non è stata, diciamo, un'annata simpatica sotto quell'aspetto. Cosa ti è mancato per adesso in piazza per emergere? Perché comunque si è sempre parlato bene di te, però non è mai arrivata, no, la conferma definitiva. Ma sicuramente le cose possono essere mancate, possono essere tante. Un po' qualche esperienza, un po' di esperienza a me, un po' le situazioni non mi sono sfilate tutte perfette, tipo il palio dell'Aquila con lo specialista, lì era andato tutto bene, purtroppo solo per due giri. Dopo ormai 9 anni a Siena, puoi dire di conoscere un po', no? La città, le sue abitudini e comunque anche tutte le sue dinamiche. Quanto è difficile emergere a Siena, una città che ti dà tanto ma ti toglie anche tanto, no? Nei momenti difficili. Sì, è sicuramente una grande città che, come hai detto te, ti dà tanto e in momenti negativi ti ritoglie tanto. Non è facile emergere, ma nello stesso tempo non è nemmeno, se ti si creano le situazioni e il giorno e il santo ti ha guardato, la situazione ti si può anche diventare più semplice. Adesso, nonostante l'annata scorsa non positiva, siamo di fronte ad un'annata paliesca importante, no? Un 2017 che ovviamente speri che ti vedrà a cavallo. Ci mancherebbe, si sta lavorando per quello, quindi spero di essere a cavallo. Quali sono le tue ambizioni, le tue speranze per questo 2017? Le mie speranze sono trovare una dirigenza che mi dà piena fiducia dall'inizio alla fine e mi diano l'opportunità di mettere un giubbetto e provare a tirare il calcio di rigore, cioè provare a vincere il palio. Fino a questo momento, siamo ormai all'inizio di maggio, tra poco, hai visto i capitani, hai già incontrato diverse dirigenze, come sono i rapporti con le contrade? Sì, dai, i rapporti sono buoni, ho un po' di contrade, ora c'è da finire la provincia e sperare che qualche contrada nell'estrazione che vada a mio favore e poi da lì andare avanti. Lo scorso anno tu non hai vinto, ma un cavallo di scuderia è stato sicuramente il cavallo dell'anno, e parliamo ovviamente di Preziosa Penelope, 2 pali vinti, entrambi nella Lupa con Jonathan Bartoletti. Il fatto di aver allenato un cavallo così forte, pensi ti possa aver aiutato e ti possa portare dei benefici magari anche in questa stagione? Ma sicuramente i benefici principali li ha portati a Jonathan, perché ha fatto un capotto e ha fatto un capolavoro. A me alla fine ho dimostrato che il mio lavoro penso di saperlo fare e quindi mi ha portato dei benefici sotto certi aspetti, ma avrei preferito avere un beneficio come quello che ha avuto Jonathan, sarei stato più contento.
Lo scorso anno il cavallo dell'annata 2016 è stato sicuramente Preziosa Penelope, che ovviamente viene dalla tua scuderia, lo hai allenato te tutto l'anno. Pensi che aver allenato un cavallo così forte ti abbia portato o ti porterà magari in questa annata dei benefici? Ma i benefici li ha portati l'annata scorsa soprattutto a Jonathan. A me spero che mi riporti. Quest'anno invece quali saranno i cavalli che presenterai all'albo che hai già presentato e che porterai poi nel percorso paliesco? Beh, c'è sempre Preziosa Penelope, Solo 2-2, Rodrigo Baio, Sorighito, Tabar e qui Winner. Quindi insomma una bella rosa di soggetti. Sì dai, è una bella rosa di cavalli e speriamo che servano a me, siano per farmi vedere e poi mi possono servire anche in fondo magari per farmi aprirmi qualche spiraglio. C'è qualcuno che può ripercorrere le orme di Preziosa secondo te? Ma sai, per ora Preziosa è una, fa una storia a sé, e grazie a Dio qui ci sono anche altri cavalli che io ci vedo qualcosa nel futuro. Ora è prematuro fare i nomi, però insomma altri cavalli che possano ripetere delle prestazioni importanti ci possono essere. A Siena siamo un po' particolari, perché comunque un cavallo che vince spesso non è che viene confermato e viene ripreso, ma spesso e volentieri viene escluso. Quale pensi che sia, quale ti auguri che sia la strada di Preziosa Penelope nei prossimi anni? Ma io mi auguro una cosa, che Dio la lasci sana, basta, poi tutto il resto sta, se ricorre in piazza o se non ricorre in piazza non è una cosa che ci posso mettere in mano io. Prossimi appuntamenti, comunque siamo vicini ovviamente ai due pali, però prima ci sono tante corse in provincia e anche fuori e lontano da Siena, no? Raccontaci un po' quale sarà il tuo percorso da qui ai prossimi mesi. Ma il mio percorso da qui ai prossimi mesi è intanto avvicinarmi al palio con le idee chiare, preparandomi in modo corretto in tutto e per tutto. E poi c'ho tutta la provincia da fare, ancora i Monticiani, i Mucciani, poi ora c'è il palio di Fucecchio lì, è ancora un po' da vedere un po' come si incastrano certe dinamiche col fatto che c'è la tratta. Poi c'ho sicuramente il palio di Ferrara, Piancastagnaio e Asti. Quindi tanti impegni in vista però dell'obiettivo principale, che è comunque quello di Siena. L'obiettivo principale è quello di Siena. Ci sono tanti fantini che nel loro percorso a Siena si sono riciclati durante gli anni. Mi viene in mente Giosuè Carboni, che è l'ultimo a cui è stato chiesto un compito lo scorso anno e lo ha svolto. Saresti pronto per una cosa del genere, oppure ancora è presto e vuoi continuare il tuo percorso e vuoi continuare a sperare di provare a vincere questo palio? Siamo pronti a tutto, ma l'obiettivo principale è sperare che una contrada mi dia fiducia per provare a vincere. E allora dai fantini passiamo ai capitani, gli altri protagonisti del palio. Come lo scorso anno andremo a conoscere i dirigenti che conducono verso la carriera del 2 luglio le contrade. Ricordiamo che sono 6 le contrade che sono sicure di correre per la squalifica del Val di Montone. E quindi saranno 4 le contrade che saranno estratte. Grazie alla rubrica di Marco Corsini andiamo a conoscerli con la solita formula dello scorso anno, che è risultata gradita e vincente. E quindi con Marco Corsini andiamo a vedere le 10 domande ai capitani. Per la rubrica delle 10 domande ai capitani che corrono il palio di luglio 2017, oggi siamo in compagnia del capitano della Civetta, Francesco Ricci. Capitano, innanzitutto ti ringrazio dell'ospitalità e di aver accolto le nostre telecamere. È mancato l'anno scorso perché ci si era visti prima e mi dicesti: mi raccomando, dopo l'estrazione vieni a farmi l'intervista. Vabbè, è quella una questione di fortuna che non è andata. Inizierei con le 10 domande. Capitano, come ti stai preparando, te, il tuo staff e il tuo popolo a questo palio di luglio? Ma la preparazione è un po' la solita, è finito davvero il palio dell'anno scorso, si parte per la preparazione di quello
che andremo a fare ora a luglio. Abbiamo avuto la fortuna appunto di essere nelle 10 che a luglio corrono, per cui il lavoro d'inverno è sicuramente migliore di quando non hai ancora l'incertezza dell'esserci o meno, per cui niente, si sta portando avanti tutte le strategie, la contrada è pronta perché appunto l'appuntamento è ormai conosciuto, abbiamo il giro prima che diciamo scalda un pochino tutto l'ambiente e ci si va con, insomma, con convinzione, determinazione abbastanza sereni, insomma. Una curiosità, capitano, con quali criteri si forma il proprio staff palio? Penso a amicizia, esperienza. Ma io non sono mai stato un grosso esperto di cavalli, per cui anche nella formazione dello staff davvero ho più puntato sull'amicizia, su rapporti consolidati, su veramente persone che siamo cresciuti insieme, perché credo che all'interno di uno staff, come in qualsiasi lavoro che poi ha dei momenti di tensione serie e tutto il resto, ci debba essere amicizia, modo di discutere ma anche di ritrovarsi in tempi veramente rapidi. Per cui diciamo, a parte chiaramente la passione che lega a questo gioco del palio, ma soprattutto rapporti d'amicizia veri che insomma non vengano messi in discussione per qualcosa di leggero, insomma. Parliamo un po' di cavalli, facciamo un po' tutti gli step, cavalli, fantini, per arrivare poi veramente al palio. Anche quest'anno 151 iscritti alle previsite, ben 128 quelli ammessi al protocollo. Si può dire che la passione dei cavallai senesi e non verso la nostra festa non conosce questa crisi che purtroppo invece ha investito il mondo dell'ippica. Sì, è un ambiente particolare, credo il proprietario di cavalli che gli piace il palio davvero va anche al di là delle difficoltà del momento, abbiamo visto momenti più facili con contributi più importanti a supporto appunto del mantenimento di questi cavalli, ma anche in questi momenti dove queste cose sono venute diciamo molto meno rispetto a prima c'è ancora questa passione che lega i proprietari di cavalli a questa nostra festa e anche la nostra fortuna, per cui sì, è positivo, penso sia particolare, per cui è un legame al di là davvero dei supporti che ci sono, il proprietario di cavallo che gli piace portarlo a Siena e sarà sempre presente. Senti capitano, ma sono davvero importanti le piste di Mociano e Monticiano soprattutto per voi capitano, ovviamente i vostri staff, gli addetti ai lavori, un po' per capire veramente se i fantini sono pronti e soprattutto anche per vedere i cavalli se sono pronti per essere inseriti nel lotto dei 10. Sì, ci siamo diciamo cresciuti pagliescamente con queste due piste, Monticiano ancora prima di Mociano. Mociano è stata fatta appunto a immagine e somiglianza di Piazza del Campo proprio per addestrare questi cavalli a questo evento che poi è quello che fa la differenza. Sì, sono sicuramente utili, sono utili per vedere il grado di preparazione dei cavalli ma anche dei fantini, sono utili per trovarsi e farci due chiacchiere perché poi è anche un momento di convivio e di ragionamenti fra dirigenze e non. Poi la cartina tornasole, quella vera sicuramente nella piazza, queste sono di supporto ma la verifica dell'ultimo momento sono la mattina delle prove di notte e la tratta, insomma, per capire bene di cosa si tratta sia per i fantini che per i cavalli. Parlando invece sempre del lotto dei 10, la tua politica, la politica della civetta, è quella di un lotto come si dice a Siena in alto con tutti i bomboloni oppure di un lotto un po' più livellato tra esperti e cavalli nuovi? Ma da contrariolo mi è sempre piaciuto avere dentro cavalli di riferimento, quelli dove si salta, dove si torna dentro e si è già vinto mezzo palio, per cui è quella l'immagine del palio che mi piace. Poi da dirigente tocca fare un po' più di ragionamenti, specialmente se c'hai la nemica dentro, i rapporti hai con alcuni fantini che magari appunto sono alla ricerca di qualche cavallo in particolare, per cui è una visione tutte le volte da rimodulare. Però diciamo di base sì, la presenza di un numero consistente di cavalli di riferimento a me piace, magari non il cavallo o i due cavalli che fanno troppo stacco rispetto agli altri, ma insomma un numero di cavalli competitivi che sono riconosciuti, riconoscibili da un po' da tutti mi piace.
Parliamo un po' anche di Fantini, come hai appena accennato te. Negli ultimi anni, soprattutto anche in queste uscite della provincia, delle corse, si stanno vedendo veramente molti giovani Fantini che si affacciano al mondo del palio. Ecco, la Civetta ha messo sott'occhio qualcheduno? Ma la Civetta di oggi ha bisogno un po' davvero di tutti, cioè a parte chiaramente i numeri che ti fanno vedere la differenza fra quelli che hanno vinto e già rivinto rispetto agli altri, sono 3-4 nel senso fra Andrea Mari, Giovanni Azzeni, Bartoletti, Gigi Bruschelli, loro forse oggi sono una spanna un po' sopra gli altri, poi c'è qualcuno che ha bisogno di riconferme, che magari ha già vinto ma c'ha da farsi rivedere un po' meglio, poi davvero si va su sono tutti abbastanza giovani, qualcuno ad esordire, gli altri hanno già esordito ma sono ancora in quella categoria, diciamo che gli occhi su qualcuno in particolare non ce l'abbiamo, però poi alla fine può darsi che ci sia da guardarli tutti con attenzione. Cambiando argomento, parliamo anche un po' del mossiere. Fabio Magni l'anno scorso, nel 2016, ha la sua prima esperienza. Ecco, ti chiedo se voi capitani siete moderatamente, insomma, soddisfatti e se quindi si va verso una certa riconferma di Magni. Sì, dovrebbe essere quello il nome di riferimento. Credo che ci siano già stati dei contatti preliminari anche da parte dell'amministrazione. Sì, ha fatto bene, era all'esordio, per cui questo era un lavoro che non aveva mai fatto, e la tensione, i momenti, credo va valutato in maniera positiva rispetto all'operato dell'anno scorso, e quest'anno speriamo faccia anche meglio, avendo già avuto un'esperienza appunto dell'anno passato. Capitano, vorrei anche un tuo pensiero su gli attacchi che la nostra festa, il nostro palio ha subito un po' da sempre, ma soprattutto negli ultimi anni, e mi riferisco in particolare agli animalisti e soprattutto alla giustizia ordinaria. Sì, siamo sempre sottoposti un po' a giudizi di altrui, spesso anche di gente che non è particolarmente competente o non conosce molto bene la nostra festa. A difesa del palio c'è forse la storia che la porta avanti da secoli. Io sono abbastanza conservatore in questo, mi piace mantenerlo per come è stato fatto in tutti questi anni. Abbiamo più volte dimostrato che tipo di attenzione abbiamo per la tutela dei cavalli e anche dei fantini, che tipo di organizzazione c'è sopra, che selezione facciamo sui cavalli, per cui diciamo che è chiaramente una corsa che ha i suoi rischi come tutte le corse che prevedano appunto l'utilizzo di cavalli o di animali in generale, però c'è tutta la tutela possibile per evitare tutto ciò. Purtroppo qualche volta tutto questo non basta, come non basta la tutela per la salvaguardia di qualsiasi situazione anche che riguarda gli esseri umani, per cui anche lì ogni tanto c'è un episodio che non possiamo parare, però tutto viene fatto perché si verifichi il meno di frequente possibile. Insomma. Un'ultimissima domanda, fare il capitano sono più oneri o onori? Ma io ho fatto appunto un percorso lunghino, ho fatto sia Mangino che capitano, ho avuto la fortuna di vincere da Mangino e anche da capitano, la bilancia pende sicuramente verso gli onori rispetto agli oneri da parte mia, insomma credo sia una soddisfazione incredibile se poi davvero hai la fortuna di agganciarci qualche evento come è successo a me, davvero i ricordi sono solo rispetto agli onori. Dicevamo che abbiamo una new entry aspettando il palio di quest'anno, che è Andrea Naldini. E ad Andrea Naldini un compito estremamente intrigante, quello di entrare nelle stalle, ma non nelle stalle attuali, ma nelle stalle del palio che fu. Andremo ad incontrare i barbareschi del passato, l'abbiamo incontrati tante altre volte, però andremo a chiedergli cose un po' particolari che riguardano non soltanto il loro tempo, ma anche il futuro, il presente e il futuro. E quindi diamo il benvenuto ad Andrea Naldini con la sua rubrica Storie di Stalla. Buonasera e benvenuti a questa prima
parte di Storie di Stalla. Siamo a casa e lo ringraziamo di Mario Savelli, è un nome che non ha bisogno di presentazioni. Mario, intanto grazie. E scusaci del disturbo e dell'invasione. Grazie a voi, no? Sì. Allora, noi vogliamo parlare in questa nostra trasmissione, in questa nostra rubrica, un po' del ruolo del barbaresco, di com'era il barbaresco, di come sono oggi i barbaresco, ma soprattutto andare da chi ha fatto un po' la storia, in questo caso per quanto riguarda la tua contrada, la torre, ma anche la storia del palio, Mario Savelli, la storia ne ha fatta abbastanza. Il soprannome? Sfera. Sfera è il soprannome. Iniziato nel 1986. E hai fatto il barbaresco fino al 1995? Fino al 96, sì, 10 anni. Dieci anni di barbaresco. Allora, in questi 10 anni, se si volesse subito andare a cercare un aneddoto, un qualcosa di importante, mi viene in mente forse, visto che si parla di torre, un po' ne parlavamo anche prima, dell'arrivo di Aceto. L'arrivo di Aceto per me è stata una cosa sconvolgente, perché quel grande capitano che era il Gambelli, Giuliano, che è stato un grande capitano anche se non è riuscito a vincere il palio, una strategia, quella di portare Aceto nella torre, sconvolse un po' tutto il palio. Dopo tanti anni di Aceto nell'Oca, che purtroppo ci ha fatto anche soffrire, e mi capisci. Dovreste arrivare, che successe? Fui avvertito la notte alle 3 da Giuliano, che mi disse il cambio dei pantaloni nella borsa della mattina, dovevano essere pantaloni più lunghi, e io tutti immaginavo, ma Aceto l'avrei immaginato, invece mi disse: tanto ora torni a letto, te lo tieni per te, domani mattina c'è Aceto. Io credevo di dormire più rilassato, ma invece non mi riuscì a dormire per niente, e la mattina quando lo vidi pensavo a un sogno e non alla realtà, e l'accolsi anche tremando un pochettino. E che vi dicesti all'inizio? Ci si abbracciò. Io non ebbi forza di dirgli niente, lui mi fece coraggio: Mario, sono venuto perché voglio vincere il palio nella torre. Con il cavallo Uberto, era il 90. Con Uberto. Con il cavallo Uberto, sì. E purtroppo invece lui poi... purtroppo speronò un pochettino il cavallo della Civetta, montato da Gigi. Guarda, anche Gigi è stato il primo forse dei ragazzi che io ho avuto qui, capito? Qui in scuderia? In scuderia, proprio la mattina anche lui veniva, anche veniva Gigi, parecchi non se lo ricordano, col consortino, il consorti, il figliolo del professor Consorti, che ora dirige a Pontedera una scuola di cavallerizzi, ecco. Ho capito. E quindi questo è un po' un primo aneddoto della tua storia, che ripeto è importante, perché dall'86 al 95 si sono succeduti tanti episodi. Non sei riuscito a vincere, però ci sei andato vicino, e ci sono state tante battaglie. Ci sono andato vicino con Aceto. Poi un episodio triste è quando vinse la Giraffa con un cavallo portato a Siena da me, con Fenoso. Sì. Nel 1986. Lì fu triste, perché mi capisci, da barbaresco ti deve battere proprio il cavallo, e lì montò Cianchino, sì, nella torre. Con Vipera. E lì vinse Fenoso, che l'avevi portato a Siena. Perché a parte il discorso qui, c'è una storia di una scuderia dove i cavalli che sono passati sono stati tanti, e il tuo lavoro da palio per il palio è davvero tanto. Com'era prima e com'è ora? Cioè il lavoro sui cavalli, come veniva fatto prima e come viene fatto ora? Prima che io facessi barbaresco, mi ricordo benissimo di quando cavalli andavano a Piazza d'Armi a allenarsi, oppure dopo subito Piazza d'Armi nella strada di Montalbuccio, specialmente per Vittorino e Lazzaro, lì ci hanno tanto scorrazzato la strada di Montalbuccio. Come funzionava quella strada di Montalbuccio? Funzionava che uno di noi partiva e si avviava per non trovare macchine, si avvertivano, ma non era come ora, perché ora lo faresti, perché macchine sono, diciamo, è una strada normale.
Invece allora era un pochino riparata dalle macchine, ma quelle che venivano giù si fermavano noi da una parte e lì arrivava soprattutto, te l'ho detto, Vittorino e Lazzaro, avevano lì la loro sede di allenamento. Quindi ci si preparava a Piazza d'Armi, e poi subito dopo strada di Montalbuccio. E i Fantini? E Fantini, tanti venivano dalla Maremma, allora c'erano parecchi, Bazza, questa gente qui, venivano tutti dalla Maremma. E poi lo sai che c'era parecchie corse in provincia, in Pruneta, capito, Faella, Levane, il Valdarno, tutto. La domenica era tutto, sicché ci si trovava a diverse lotte lì. Tutti pronti? Oggi a Fantini le è dato tante e tante possibilità di più, per questo fisicamente sono più allenati di allora. Di fisicamente e atleti, oggi sono forse più atleti. Più atleti, esatto. I Fantini di allora. Però allora erano presenti tutti a tutte le corse. Tutte le corse. Non ne saltavano tutte le corse. E c'era anche rivalità fra loro? C'era rivalità, c'è stata tante scazzettature. A voglia se ci sono state, capito? Mi ricordo a Faella una volta tutta la sera, fino a quando a Rabinieri riuscirono a dividere le due o tre, anche quattro gruppi e si ficchiamano fra di loro. E certo. Voi eravate comunque nel mezzo, perché poi magari c'era a seguire un Fantino, c'era a seguire un Diamine, 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 poi ci seguiva sempre mio babbo, e insomma ce n'erano turbolenti in tutti, nel seguire i Fantini, ecco. Ora vedi per esempio San Vincenzo, le lontananze lì non ci facevano mia noi, non c'era. C'era tutti per qui, e allora era possibile a tutti di arrivare, di poterci partecipare. Tornando alla stalla, mi viene in mente, prima parlavamo e ci scambiavamo due battute su quello che poteva essere, quali erano i segreti della stalla quando c'eri te, ma soprattutto mi ha colpito molto anche il fatto, non essendoci poi telefonini, non essendoci i mezzi che ci sono oggi, il fatto anche magari di trovare il maniscalco stesso. Quindi quali erano i segreti intanto nella stalla e come si trovava questo maniscalco? Il maniscalco c'erano tanti, soprattutto veniva adoperato Mascarcia, sarebbe stato il Barnini, e bisognava fare alla svelta perché il maniscalco... Una volta dato il cavallo? Quando ho dato il cavallo subito di corsa chiamava Mascargia. Oggi tutte le contrade hanno il suo maniscalco, capito? Anche lì è cambiato parecchio, e tutte le strade hanno il suo veterinario, e allora oggi i nostri ragazzi, ma sono tutti ben disposti a fare il barbaresco perché sono dei bravi ragazzi e seguono le corse tutto l'anno e sono migliorati. E c'è differenza? Hanno più, ecco, c'è differenza di periodo, da anche quando cominciai io a ora, ecco. Allora si dubitava più tanto del veterinario, perché è successo degli episodi in tutte le strade, che rincresciosi. Però poi ogni strada comunque c'aveva il suo veterinario. Sì, quindi c'era più la lotta a prendersi il maniscalco, come dicevi, mentre sul veterinario, che comunque deve essere sempre una persona di fiducia. E il segreto della stalla, poi, perché poi si dormiva nella stalla, sì, e il Fantino? Fantino era oggi come allora, dormiva al maniscalco barbaresco, ma anche quando ho iniziato io Fantino era in villa oppure nella casa signorine col guardia Fantino, capito? Allora Fantino dormiva al maniscalco col barbaresco, capito? Che era, c'era forse più contatto, c'era più oggi contatto. C'è più... è vero, ora il Fantino arriva allora la mattina un'ora prima della prova e la sera uguale, sicché il contatto c'è lì fra barbaresco e Fantino. Invece quando io ero più giovane Fantino dormiva nella stalla. Però c'era da preparare il cavallo, quanto influiva, cioè il fatto del rapporto veterinario, Fantino, barbaresco, anche nel preparare il cavallo, nel trovare accorgimenti? Senti, allora quando io parlo della mia gioventù, diciamo,
cavallo lo toccava poco il barbaresco. C'è chi, Fantini, per esempio Vittorino, Remo, Rompigaccio, questi se lo volevano pulire da sé, venivano incontrati con vestiti da Fantino, si levavano il giubbotto, il barbaresco lo attaccava e loro pulivano da sé, il cavallo lo volevano pulire da sé. Poi c'era lo scambio di parole con, fra Fantino, diciamo, e il capitano, ma il Fantino lo seguiva più tanto il cavallo. Ora sai, scende, due parole col veterinario, gli dice su per giù le condizioni fisiche del cavallo e poi ognuno, il veterinario fa la sua preparazione. Io sono convinto, come la mia epoca, accanto al barbaresco. Senti, siamo quasi in chiusura di questa nostra intervista. Io, mi viene in mente, prima parlavamo di aneddoti, mi hai detto di Aceto, però ti volevo chiedere se hai un ricordo, un qualcosa di particolare, magari nel momento, forse clou, prima che si esca dall'entrone, momento quando te eri barbaresco e stavi per uscire, quindi le ultime parole, l'ultimo abbraccio anche, era ti ricordi qualche aneddoto particolare? Io mi ricordo un aneddoto successo nell'entrone, che sono stato avvertito da una contradaiola che si accorse di qualche cosa che succedeva nell'entrone, infatti chiamai le guardie e nella colonna dove c'era legato una colonna addetta alla contrada, sì, 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 ecco. E lì proprio alla colonna, in un gruppo, un monticino di terra, ci avevano messo un paggetto, e oggi una volta c'era paggetti, si mettevano dietro le macchine. Quelli con la bandiera. Con la bandiera, ecco. E era sotto con degli spilli. Il paggetto della torre, io non lo so. E questo era il paggetto della torre? Era il paggetto della torre, e sta signora si accorse e me lo disse subito: guarda che dove è la colonna del nostro cavallo, ci hanno messo un paggettino della torre. Ci hanno messo qualche cosa, anzi, lei mi disse. Ho capito. E io chiamai la guardia e le guardie vennero lì, due guardie, e sotto terra c'era questo paggetto. Questo paggettino in terra o gli spilli. Cosa è? Ma io non lo so che voleva dire, ecco, però mi dai un po' noia. Sicuramente, sicuramente. Capito? Io sai, il palio lo scambio sempre, per me è sacro e profano. Sono d'accordo. Capito? Così mi ha insegnato vecchio e così andrò io a ripeterlo sempre. Questo è un episodio, insomma, così. Poi l'ultimo momento è quello cruciale. T'abbracci, ormai lì quel che è stato fatto a cavallo, al Fantino, alla stalla, a tutto, ecco, al capitano anche lui va via prima, nel momento che montano a cavallo, si può dire. Ultima cosa, che cosa diresti ai barbareschi, di oggi, ai ragazzi che abbiamo già detto, preparati sicuramente, sempre sul pezzo, perché è verissimo, le vedi presenti le corse. Che consiglio però daresti oggi? Io darei il consiglio di non levare mai gli occhi addosso al cavallo. Mai, perché è vero, c'è veterinari di fiducia, tutte, però non devono mai levare gli occhi addosso al cavallo. E soprattutto guardare col Fantino che tutto proceda secondo me deve procedere. Poi siamo in mani, diciamo, del nostro Signore, perché altro un po' fa. Noi ringraziamo Mario Savelli, grazie tante di essere stato con noi e della tua ospitalità. Grazie a voi. E niente, diamo l'appuntamento, ribadendo la linea a Susanna allo studio, sempre con Storie di Stalla, la prossima settimana. E per concludere, non possiamo dimenticare la vita di contrada, è quello che le contrade animano anche in questo periodo. Stanno per iniziare i giri delle contrade, proprio domenica girerà il Val di Montone, quindi sentiremo per la prima volta dell'anno i tamburi di una consorella a illuminare la città. Speriamo che il tempo voglia bene al Val di Montone, perché i primi giri sono di solito molto
in difficoltà proprio per le condizioni meteorologiche. Siamo andati questa volta nella Lupa perché per il secondo anno ha dato vita al Museo d'Inverno, una iniziativa estremamente particolare perché unisce contrada e arte, soprattutto arte moderna. È andato per noi Marco Corsini e andiamo a vedere che cosa ci hanno detto. Il Museo d'Inverno nasce appunto nel 2016, quindi l'anno scorso, e siamo a questo punto alla quarta mostra. Due parole velocemente. Ritengo, come hai specificato te, che io e Eugenia siamo due artisti. Essere artista a Siena non è una cosa semplicissima. A un certo punto ci siamo guardati con Eugenia e abbiamo detto dobbiamo fare qualche cosa, dobbiamo comunque sia, l'alternativa è o andarsene o, se vogliamo rimanere, smuovere in qualche modo la cosa. E quindi trovare anche la modalità per restare. Gli artisti sono per loro natura innovatori e devono per forza trovare e indicare in qualche modo una via alternativa, una via d'uscita. Il Museo d'Inverno è questo innanzitutto, poi possiamo entrare in altre dinamiche e raccontare esattamente cosa fa, cioè che invita artisti internazionali a presentare le opere non proprie ma delle proprie collezioni. E quindi rivelare alla Senesità, ma a chiunque viene qua a vedere le nostre mostre, a dimostrare che le opere si possano comprare, che è ciò che fanno i collezionisti, che per sempre rivedranno nella propria opera un valore economico, anche d'affetto, ma soprattutto economico. Gli artisti invece le opere se le scambiano, e io e Eugenio lo sappiamo bene in quanto tale, quindi facciamo scambi, collaborazioni con altri, di conseguenza acquisiamo negli anni altre opere altrui. Bene, chiediamo agli artisti di presentare proprio quelle opere lì, cioè quello che loro gelosamente conservano e che hanno acquisito e avuto grazie alla stima di altri artisti, grazie all'amicizia di altri artisti, e che quindi hanno un valore per loro per l'opera diverso da quello che il mercato impone, ma perché è proprio legato al legame con la propria storia e con la propria esperienza. Quindi noi gli chiediamo proprio di portare qui dentro questo piccolissimo museo, di cui appunto, come hai ironicamente detto, ma non troppo ironicamente detto, che siamo direttori, perché noi abbiamo la propria professione, io scultore, lei più vicino alla pittura, ma poi in questo momento, in questo periodo, visto che ci sta prendendo anche molto tempo, siamo a tutti gli effetti direttori, allestitori, comunicatori, grafici, cioè facciamo tutto quello che c'è da fare. No, grafica veramente c'è una persona che ce l'ha la mano, però insomma stiamo facendo tutto da soli, perché riteniamo che l'alternativa di cui parlavo prima, la strada che possiamo indicare, che vorremmo indicare, è che ci vuole delle buone idee e soprattutto una grandissima dedizione nel fare le cose. È finito il tempo, ritengo, in cui le cose si possano fare, ma tanto per fare. No, le cose si fanno anche non remunerate, anche, ma quando si parla di cultura e di la prima cosa, la cosa più importante è proprio la qualità, e quindi l'enorme attenzione che va messa a questa. Il Museo d'Inverno è piccolo anche per questo, perché dobbiamo dare grande attenzione a ogni particolare. Francesco, come hai detto te dianzi, questa cosa vi ha, è iniziata qui a Siena, ma so che vi sta impegnando anche un po' in tutta Italia. Sì, ci sta impegnando in tutta Italia, perché naturalmente, come dicevo prima, se un'idea è buona, la sua eco fa veloce ad espandersi, e quindi ci stanno chiamando accademie, fiere, fondazioni, a raccontare questa esperienza, questo progetto di coesistenza tra una realtà totalmente contemporanea, particolarmente di nicchia, con quella invece è una realtà totalmente tradizionale. Poi una cosa che dico spesso, e ho avuto modo di dire l'altro giorno, noi cerchiamo proprio l'aspetto rivoluzionario delle cose, e
la rivoluzione la troviamo solamente all'interno di un qualche cosa di estremamente tradizionale, di legato proprio alla tradizione. Quindi perfetto il mondo della contrada che ci in sinergia, ci coaudia, va in questo museo d'inverno. È il secondo anno del Museo d'Inverno, ma è anche il secondo anno di collaborazione con la Contrada della Lupa. Sì, è la mia contrada e ne sono in questo momento particolarmente orgogliosa, perché ho avuto la lungimiranza di poter capire un'operazione che ha un valore non solo a livello senese, ma un valore a livello italiano, internazionale, possiamo dire che tranquillamente è un'eccellenza. Infatti quando Francesco ha detto abbiamo scelto un tema, in realtà era importante scegliere un tema che funzionasse ovunque, rimanendo in quell'equilibrio perfetto tra quello che è la dimensione tradizionale della vita quotidiana di questa città, anzi valorizzandone i principi. Alla fine Siena viene dall'antichità, viene da tutto un periodo di meraviglie e infatti chiediamo agli artisti di progettare dei dettagli funzionali dello spazio, delle collezioni, e questo era quello che succedeva tramite un percorso di mecenatismo fino a secoli fa. E quindi è un fattore fondamentale. La Lupa ha capito questo, ha capito che il progetto aveva un valore e l'ha sposato, l'ha abbracciato e così si sta andando avanti parallelamente. Addirittura, per dire, i banner delle mostre che hanno la grafica del museo, hanno una grafica contemporanea a tutti gli effetti, sono realizzate dalle bandierai della Contrada. E quindi anche questo è un valore aggiunto, un concetto di preziosità, dove la collezione non è soltanto qualcosa, semplicemente non si immagina la collezione come qualcosa da comprare, ma la collezione è qualcosa di prezioso a prescindere. E quindi il museo, possiamo dire, è un piccolo gioiello, tutto senese e tutto italiano e internazionale a questo punto. Museo d'Inverno che è al suo secondo anno ed è quindi anche al suo secondo anno di collaborazione con la Contrada della Lupa. Ovviamente, il 2 ritorna in quest'anno. La quarta mostra che facciamo in questo museo è uno spazio particolare perché è sopra la fonte di Fonte Nuova, dove si incontra un'architettura trecentesca quest'anno e un'architettura contemporanea, perché sono i bozzetti della chiesa del Sacro Volto di Gesù di Roma. Museo d'Inverno è un'esperienza che facciamo all'interno della Contrada, dove abbiamo aperto appunto a questo aspetto di un nutrimento diverso, un nutrimento dell'anima e della mente, di cui ne abbiamo bisogno tutti, tant'è che tutto il mondo delle contrade si sta muovendo in questa direzione, soprattutto negli ultimi anni. Noi da tempo abbiamo cominciato con Note d'Autunno, con Gemelli, proprio a fare questa aprire a questa contaminazione dall'esterno di saperi diversi, di conoscenze diverse, e qui si cerca di creare uno scambio, una conoscenza con l'arte contemporanea, che è sempre un pochino ostica, un pochino diffidente, crea perturbazione rispetto al contatto, però grazie anche all'opera di Francesco e di Eugenia che permettono di avvicinarsi a questa cosa un po' strana, si crea una relazione, si creano emozioni, si creano sentimenti che è un po' il nutrimento di cui abbiamo bisogno. Come ha detto te, onorando il patrimonio artistico delle contrade è veramente immenso e sono anche queste piccole manifestazioni che servono per farlo conoscere al mondo, perché oggi veramente Siena ha bisogno anche di questo. Sicuramente è una grande ricchezza che ha la nostra città e la nostra città ha un motto che è conosciuto molto più fuori di Siena che dentro di Siena e bisogna continuare a portarlo avanti. Aprire è una parola d'ordine rispetto a questa cosa, aprire alle nostre ricchezze, alle nostre realtà, ai nostri tesori, permettere che vengano fruiti da più persone possibili, perché permettono a noi di crescere, di arricchirci, di andare avanti nella nostra identità.
Senti Eugenia, parlando invece proprio più specificatamente della giornata di oggi, ci puoi anche un po' dire il progetto che è stato presentato e gli artisti? Allora, il progetto prevede la presentazione di tutte le opere che sono state installate nel 2006 all'interno della Chiesa del Santo Volto di Gesù alla Magliana, che è stata progettata dagli architetti Piero Sartogo e Nathalie Grenon, ed è una rarissima, diciamo, un rarissimo esempio di come l'arte contemporanea, strettamente contemporanea, riesce a dialogare ancora con la Chiesa, cosa che è molto rara oggi, non succede quasi più. E quindi abbiamo scelto di invitare loro a presentare tutti i bozzetti, che sono ovviamente la loro collezione perché gli sono stati donati dagli artisti, delle opere che fanno parte, sono site specifiche installate permanentemente all'interno della chiesa, quindi tra cui Mimmo Palladino, Marco Tirelli, Carlo Accardi, Eliseo Mattiacci, sono tutti grandi nomi, Giuseppe Uncini, sono tutti grandi nomi dell'arte italiana internazionale che hanno donato questi bozzetti agli architetti, e ovviamente la cura è stata affidata ad Oliva Sartogo, che è la figlia degli architetti, una giovanissima curatrice, affiancata da Achille Bonitoliva, che ovviamente si è occupato della scelta dei pezzi e ovviamente di una parte che riguarda il comunicato stampa, il testo e un dialogo fra di loro. Francesco, oggi alla presentazione è stato detto anche del progetto della sedia di Contrada trasformata, ecco, ci puoi raccontare un po' in cosa consiste? L'ha forse accennato leggermente Eugenia. Un'idea, un ulteriore progetto del museo, perché il museo, oltre a presentare le opere delle collezioni degli artisti, agli stessi artisti che invitiamo chiediamo anche di ridisegnare, reinventare, in qualche modo immaginarsi cosa secondo loro in questo museo può mancare o può essere migliorato o può essere fatto in altro modo. Benissimo. Fin dall'inizio, la prima mostra che avevamo fatto era a Maurizio Nannucci, l'invito era stato rivolto a Maurizio Nannucci, che disse subito, giustamente, con un occhio molto attento, disse: vi manca una targa sull'esterno, non sappiamo che è un museo, quindi quella che vedete sull'esterno attaccata in ottone altro non è che un'opera, staccandola idealmente, smurandola al muro dietro, è firmata, numerata e datata dall'artista Maurizio Nannucci, che volle consacrare come prima mostra proprio l'ingresso del museo. Successivamente tutti gli altri artisti hanno osservato cosa secondo loro per essere realmente un museo ci poteva mancare, cose più funzionali e meno funzionali. In questo caso specifico, parlando di architetti e designer, la cosa è andata, noi un po' avevamo bisogno di una sedia, di una seduta, e l'altra figlia, oltre a Oliva, che è la curatrice della mostra, l'altra figlia dei coniugi Sartogu, è invece architetto e designer anche lei e fa naturalmente parte dello studio, e quindi alla figlia hanno chiesto: bene, disegna una sedia, e lei giustamente ha deciso di partire dalla sedia che tutte le contrade hanno, la classica sedia piegabile in legno, modificandola leggermente e rendendola una sedia da esterno, da giardino idealmente. Ha giocato con il suo nome, che è Elica, questo nome particolare che rimanda, appunto, lei l'ha collegato a Leonardo da Vinci con l'osservazione dei semi del Tiglio che cadono roteando come un'elica, fino a Giacomo Balla, futurista, che chiamò la figlia Elica, e da questo ha fatto una sedia che fra il futurismo e l'osservazione leonardesca rimane chiudibile, rimane da giardino, è più comoda, è molto bella. Quindi la sedia che da qui in avanti sarà qui sulla nostra terrazza sarà questa sedia disegnata dallo studio Sartogo Associato. Vi faccio un'ultima domanda ad entrambe, che oltre ad essere artisti senesi siete anche contradaioli, e per questo vi chiedo: come si può da artista far scoprire al mondo l'enorme patrimonio artistico che c'è nelle contrade? Allora, credo che si possa fare solo con la grande qualità dei progetti, non c'è un dire faccio un po' meno perché già non fare, fondamentalmente. E credo che non si può musealizzare la nostra storia perché è una storia attuale, ma invece possiamo musealizzare i progetti, quindi possiamo realizzare delle cose interessanti a livello internazionale, e solo in questo modo le persone vengono, ci conoscono finalmente da un altro punto di vista, che non è solo ovviamente quello che riguarda il mondo del palio, che certo è importantissimo e ci rappresenta, ma poterci vedere anche con un occhio diverso e più aperto, più libero. E quindi solo la grande qualità, la grande dedizione, come giustamente diceva Francesco, è quello che può aprire le porte in maniera molto equilibrata, secondo me. Non si può fare tutto,
L'arte non è fare qualcosa, qualsiasi cosa, l'arte è fare delle cose importanti, punto. Non c'è una via di mezzo in questo. E così le persone che vengono da fuori riescono a riconoscere una qualità che può essere una qualità che puoi trovare ovunque, ma contestualizzata alla città di Siena. Ed è lì la differenza, mettere insieme la nostra preziosità con quello che c'è di più prezioso al mondo. Quindi il prezioso deve essere da entrambe le parti. Non si può essere preziosi noi esponendo cose non preziose. Beh, quello che ha detto è già, potrebbe essere sufficiente. Posso rinforzare ancor più l'idea dicendo che quando si parla di, si potrebbe dire di cultura in genere, però naturalmente a noi interessa particolarmente per quella che è la nostra tradizione, la nostra professione, in particolar modo l'arte visiva. E quando si dice un'opera brutta, automaticamente non è un'opera, perché un'opera d'arte già di per sé porta il bello con sé, cioè deve essere bella, deve essere perfetta, se no non è un'opera d'arte. Quindi quando dici sì, come ti è sembrata quell'opera? Insomma, bene, quindi non era un'opera. Partendo da questa battuta che spesso con Eugenia facciamo, riprendo un po' il suo discorso, l'unico modo per fare è fare delle belle cose, fare delle cose che non sono nemmeno da definire sa, belle e brutte, devono essere di livello e di qualità altissima. In questo modo, come abbiamo visto stasera, le persone si muovono da Roma, da Milano, da Lugano e vengono qui per vedere quello che stiamo facendo. E poi di qui automaticamente dici, ah, perché queste sono le sedie che normalmente ho usato, ah, ma io quindi voglio venire a una cena di Contrada, ah, ma io quindi voglio vedere il vostro museo, ah, ma io voglio vedere il Palio, ma io voglio, ora forse il Palio l'avranno visto, però insomma, io voglio vedere tutto, io voglio conoscere meglio questo. Però l'attrattiva, però l'unico modo per portare certe persone, o comunque sia le persone in generale, è quello di fare delle cose di grande qualità, e la grande qualità è solamente ottenibile con un estremo rigore. Un estremo rigore e una grande dedizione e delle idee innovative. Basta, quindi mi ripeto con quello che ho detto inizialmente. Ringraziamo Eugenia e Francesco e soprattutto per questo bellissimo progetto del Museo d'Inverno. E siamo arrivati al termine di questa prima puntata di Aspettando il Palio, un Aspettando il Palio fatto soprattutto in esterna, però è un modo per entrare direttamente nella città e entrare direttamente nelle contrade. Non mancheranno comunque gli ospiti che avremo qui con noi e in quel caso le nostre rubriche saranno di contorno all'ospite che avrà l'onore di sedere qua con noi. Vi saluto, vi do appuntamento quindi alla prossima settimana e con me, come se fossero idealmente qui, anche Marco Corsini, Gabriele Voltolini e Andrea Naldini. Buonasera a tutti.